Digipet. Buonasera e benvenuti ad una nuova serissima puntata del TG Pet, quello che i pet non dicono, ma Martina Gatto e la sua folta redazione di stagisti competenti. Sì, la redazione è tornata. È tornata. È tornata dai bagordi sanremesi ed è tornata più mordente di prima. Grazie ad una nuova new entry che abbiamo anticipato poco fa, Viola Valentino. Grazie Viola. Tra l'altro oggi è l'onomastico del suo cognome. Quindi tanti auguri, Viola Valentino. Comprami, io sono in vendita. Sì, vabbè. Bando al cia che andiamo, che mi chiude il Todis aperto H24. Andiamo alla prima notizia. E vogliamo a Villa Panfili, quindi non molto lontano da noi, dove c'è una bella e strana notizia trovata dalla nostra Viola Valentino. Vabbè, lo diciamo sempre qui, soprattutto, che l'amore non ha limiti, non guarda in faccia al colore, al genere, all'età, alla provenienza, agli usi e costumi, al fatto se si lava i denti prima di andare a dormire o se se li lava la mattina prima di darvi il bacio del buongiorno. Fatto sta che a Villa Panfili è scoppiato un amore inaspettato. Vediamo il contributo. Ecco qua, la rana capocantiere della villa si è innamorata del signor pesce rosso gigante, uno tra i primi tra l'altro ad abitare il laghetto di Villa Panfili. I due vivono insieme da diverso tempo ma non hanno mai avuto il coraggio di uscire allo scoperto e hanno nascosto la loro relazione per circa 75 anni. Ora, non più giovani e persi ormai quasi tutti i freni inibitori, come Gino Paoli insegna, hanno finalmente annunciato ai loro vicini di casa e al mondo intero del loro amore, grazie a questa foto scattata dalla nostra redattrice. È una lunga storia d'amore tra il pesce rosso gigante e la rana capocantiere. Grazie Viola Valentino, tu sì che sai guardare oltre lo stagno. Andiamo alla seconda notizia. E vogliamo in Africa, dove purtroppo Viola Valentino si è trovata in mezzo ad una brutta situazione. Comunque, sempre che giri fantastici, Villa Panfili, Africa, pazzesco, l'invidio quasi. Sì. Vediamo il contributo. Ecco qui, è davvero una brutta scena. Speriamo che l'ora tardi, simile a quella del Festival di Sanremo, abbia fatto andare gli anziani a dormire, lasciato i più forti di cuore ancora svegli a guardare questo TG Pet dalle notizie molto molto forti. Lui è Timon, l'avrete riconosciuto tutti, il famoso attore del film Il Re Leone, che purtroppo ha sempre avuto attacchi improvvisi di violenza per carenza di scarafaggi nella sua alimentazione. Purtroppo ha tentato di diventare vegetariano eliminando anche la sua unica fonte di magnesio e quindi ha dato in escandescenze, tentando di bloccare alle spalle la sua controfigura del nuovo film Il Re Leone 2.0. Fortunatamente Timon è stato prontamente fermato dalle forze del disordine sul set e ha lasciato la sua preda. Gli è stata fatta una flebo di scarafaggi e adesso è in cura presso una clinica specializzata per drogati di scarafaggi. È una brutta storia questa. Per fortuna però Viola Valentino non ha subito danni, pur trovandosi proprio meno nelle male, vicinanze. Davvero, meno grazie male. Viola per il tuo lavoro. Ma andiamo alla terza e ultima notizia. Ed è sempre quella un po' di carattere leggero ed è notizia di pochissimi minuti fa. Finalmente l'influencer Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno smesso questo silenzio stampa sui social in seguito al bisticcio che hanno fatto durante l'ultima serata del festival. Vabbè, è uscita una foto pochissimo fa, quindi vediamola insieme. Ecco qua, i due influencer hanno annunciato a tutti i fan che, con estrema chiarezza, che sì, lui ha sicuramente fatto gli scatoloni, però non è dato ancora sapere se all'interno della casa o se ci sarà ancora da aspettare per la pace, insomma, tra i due. Non sappiamo ancora se è effettivamente uscito dalla casa. L'importante è che ha fatto gli scatoloni. Sono scatolati in casa. Sono scatolati in casa, ci dispiace molto, ma noi nel frattempo viviamo benissimo ugualmente. Grazie a tutti, queste erano le tre notizie vere selezionate da Viola Valentino. Grazie a Filippo per l'annuncio, ovvio che sono vere, e grazie anche a voi alla prossima puntata del TG Pet. Grazie Martina, grazie.